Dall'America alla Sardegna, per te è nata da subito una grande passione, la lingua sarda. Eia, mi piace di me la lingua sarda. Se organizzi un corso di lingua, vado tutto su. Però anche io sarò iscritto, allora devo ancora imparare qualche cosa. Ecco, Michael Pett ci ha parlato da subito in sardo. Tu hai trovato comunque qualche difficoltà nell'imparare la lingua qua a Cagliari? Sì, diciamo che ci sono state varie difficoltà perché infatti era non solo difficile trovare un corso, ma poi devo dire è anche difficile trovare le persone che ti parlano in sardo, perché questo dice che no, guarda, non parlo il dialetto di qua, parlo il dialetto di qua, cambia da un paese ad un altro paese, che è vero, però è comunque importante preservarlo in qualche modo. Secondo te il sardo è una lingua in via d'estinzione? Senza dubbio, no, il sardo, nonostante il fatto che è una lingua particolarissima, viene preservato, diciamo, da poche persone, ok? E questo vuol dire che alla fine, come tante altre lingue, tipo le lingue dei nativi americani in America, che alcuni sono già estinti, che non esistono più, altre lingue che muoiono ogni anno perché sono molto piccole. La Sardegna, non essendo molto grande e purtroppo neanche molto conosciuta in altre parti del mondo, tranne in Europa, che va abbastanza di moda, meno male, però non avendo molta pubblicità, la lingua sarda in sé non può crescere. Com'è nata questa grande passione? Quali sono state le prime parole che hai imparato? Allora, la passione è partita come prima cosa dal punto di vista linguistica. È una lingua veramente molto particolare, una lingua che non solo si è evoluta nel tempo, però cambia moltissimo da una parte all'altra. Ed è una cosa non solo particolare, ma proprio speciale. Non tutte quante le lingue hanno infatti questo cambiamento drastico, diciamo. Poi le prime parole senza dubbio erano Eia e Aiu, e le utilizzo ancora oggigiorno. Di seguito, parole che ti hanno da subito colpito particolarmente. Allora, devo dire che cambia da periodo a periodo, perché in questo momento per esempio mi piace molto Boboi, che l'ho sentito in vari video, l'ho visto in vari post su Facebook e mi fa ridere. Però poi anche una delle volte che stavo studiando il sardo un pochettino con la famiglia di una mia amica, di Pirri, che infatti loro parlano ancora il sardo in casa, lei mi ha insegnato la parola tostuinu, che è tartaruga, che mi ha fatto molto ridere. Però di solito tutte quante le parole mi fanno piacere.